Certo, ma io devo dirti ora, chiaramente tu sei esplicitamente non ancorata al passato, però io non posso ricordare il grande Massimo Troisi, dove insomma, al di là di un rapporto d'amore straordinario, anche un rapporto di vita vissuta insieme. Insomma, com'era Massimo come uomo e come attore? L'avrei detto migliaia di volte, però rimane nei nostri cuori, quindi ci fa piacere sapere. Sì, chiaramente non si può non ricordare Massimo, perché mi piace anzi tenere vivo il suo ricordo, perché è stra-amato da tutti quanti ed è giusto che sia così. Sempre di più, devo sempre dirti. Di più si va avanti, più è amato, perché si sente proprio la sua mancanza. Ti posso dire che in quest'epoca mancano proprio persone così, così vere, così low profile, che non prendono di mira gli altri, anche nella comicità, no? Lui prendeva sempre di mira se stesso. Geniale, no, il suo modo di far sorridere, di far ridere. Infatti lui rimane unico e non è il caso di imitarlo. Chi ci prova, secondo me, non è mai all'altezza. Ma era un uomo timido? Sì, abbastanza riservato, sì. Però io non vorrei sempre parlare. No, sai perché? No, perché ti spiego. Perché proprio vogliamo far vedere al nostro pubblico un'intervista di lui con Pippo Baudo. E sentiamo cosa dice a proposito appunto delle donne e della sua timidezza. Ma ancora non mi conosceva qui. No, ancora no. Ma tu sei stato sempre timido nella vita, così come appare? Abbastanza. Sì. E voto pure peggio. No, perché io, come dicevo prima, cioè a San Giorgio a Cremano, si cose qua, ma no, perché forse no, perché San Giorgio a Cremano sta indietro, perché io stavo ancora più indietro proprio quello che era la normalità. Perché sono stato sempre veramente un poco timido, cioè seguì sempre gli schemi per avvicinare le ragazze. Ecco. Mi ricordo che stiamo a San Giorgio e sai, ci sono sempre quelli più grandi di te, oppure i fratelli miei, che chiedevano a me le ragazze. Sì. E ci stava una tecnica che era sempre usuale, no? Cioè chi stava a me i guaglioni, l'avvicinavano, dicevano, senti, ti posso accompagnare? E chi sa qua diceva no. E chi su qua diceva perché? E si diceva perché non ho voglia, si diceva ma dai ti accompagna, così poi si sposavano, insomma, capito? E gli vanno sempre così, ti posso accompagnare? No, e perché? Perché voglio stare da solo, ma perché? Si sposava. Allora io non tenevo coraggio di affermare, era sempre un po' bloccato così, però mi accetto coraggio, dico tanto che ci vuoi, ti posso accompagnare? No, e perché? Perché non e vabbè. Allora mi accetto coraggio, mi ero imparato buona cosa, vado a fermare una guaglione, mi avvicino, dico, senti, ti posso accompagnare? E che sa qua, sì. Mi stravolge tutto quanto.